In Piemonte, i vari comuni sopra i 10.000 abitanti si apprestano ad adottare il sistema MOVIN, acronimo per monitoraggio dei veicoli inquinanti. Tra le prime città a recepire le direttive regionali è stata Biella, che a fine luglio aveva annunciato che avrebbe fatto partire il servizio. L'assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti, Davide Eugenio Zappalà, ci aveva spiegato le motivazioni di questa scelta. Ci è sembrato un modo per portare del buon senso a utilizzare le tecnologie, non costringere le persone anziane che magari fanno pochi chilometri a cambiare l'auto, ma contemporaneamente iniziare a far capire che non c'è più il diritto di inquinare e chi ha una macchina vecchia e che produce molte polveri sottili deve cercare di usarla con molta parsimonia. Anche Vercelli fa parte del cospicuo numero di comuni che dal 15 settembre ha avviato il sistema di monitoraggio. In questo caso però l'amministrazione comunale è venuta incontro ai cittadini e ha messo a disposizione di tutti un servizio di supporto nella compilazione all'iscrizione al MOVIN. Una situazione ovunque idilliaca? Non a Borgosesia, dove non passa giorno che la polemica sul MOVIN si arricchisca di nuove puntate. Adesso gli automobilisti che hanno provveduto all'iscrizione sul portale ufficiale si vedono costretti ad aspettare le scatole nere. Il perché è presto detto, non ci sono. Dopo settimane di attesa e con il timore di incappare in sanzioni, finalmente la scatola nera arriva, ma non per tutti. È arrivata, aspetti che guardo se rientra in questo turno. E dopo aver montato la scatola nera, è tempo di installare sul proprio smartphone l'apposita applicazione di controllo dei chilometri a disposizione. E anche in questo caso gli automobilisti di Borgosesia hanno riscontrato delle anomalie. C'è infatti chi denuncia sui social che i chilometri vengano scalati senza neppur aver attivato il servizio. Insomma, per portare un po' di chiarezza sul funzionamento di questo MOVIN, e ce n'è davvero bisogno, abbiamo deciso di sentire l'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati. Seguiteci quindi per ascoltare la sua intervista.